Buon pomeriggio e ben ritrovati a Gossip Mania. Eccoci con il nostro appuntamento quotidiano con le chiacchiere, tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo, della TV, reality, il presente, persino il futuro. Con me, come sempre, Elvira Vigliano. Buon Ciao pomeriggio. Alessia, ben ritrovati a tutti. Abbiamo scelto un periodo perfetto per il nostro format, quindi ringraziamo anche Teleprima che ci ha dato questa possibilità perché veramente si parla tantissimo, non solo dei flirt, ma di tutti gli inciuci, come a noi piace chiamarli. Sì, anche perché effettivamente in questo periodo ce ne stanno servendo su un piatto d'argento, quindi sarà anche la stagione dell'amore perché siamo a San Valentino, però insomma ne sono successe parecchie e soprattutto abbiamo anticipato parecchie situazioni e dinamiche che poi si sono rivelate vere, insomma. È vero, infatti iniziamo proprio da queste dinamiche che si stanno persino evolvendo e con una rapidità ancora maggiore delle nostre puntate, Sì. possiamo dire, non riusciamo a stare dietro a tutti gli aggiornamenti, ma noi assolutamente vi raccontiamo tutto ciò che è successo nelle ultime 24 ore. Abbiamo parlato nei giorni scorsi, proprio nelle primissime puntate, riprendendolo anche nelle puntate successive, di questo bellissimo nuovo amore tra Diletta Leotta e Joan Yaman, Gian. che ormai è Joan, sapete già perché, pronuncia turca perfetta, e questo amore va alla velocità della luce, non solo foto insieme, non solo un San Valentino da favola, questo bacio bellissimo al tramonto, questi Cavalli, post. fiori, Esatto, hotel in hotel. costiera, Roma, quindi un po' tutte le location più belle e romantiche d'Italia, ma sembra che nella giornata di ieri, proprio sul cielo di Roma, e non è in senso lato, ma in senso letterale, proprio vi spiegheremo a breve il perché, sembra che sia arrivata persino una proposta di matrimonio, romanticissima ovviamente, per Diletta Leotta. È proprio il nostro Gian che ha deciso, ovviamente presumibilmente perché dobbiamo ancora accertare il tutto, di fittare un aereo con questa proposta molto semplice. Diletta, mi vuoi sposare? Ti amo, Gian. Can per gli amici. Can per gli amici. Esatto, Gian. E la coppia effettivamente era proprio a Roma perché era stata paparazzata lì, come possiamo vedere dalle nostre grafiche, numerosi fan aveva fermato proprio Gian e Diletta nei pressi dei più bei monumenti romani, come ad esempio la Fontana di Trevi. Quindi realmente i due erano a Roma e sembra proprio, anche grazie ad altri scoop, che il matrimonio sia nell'aria. Sì, insomma, bisogna cercare di capire come cercheranno di organizzare questo matrimonio, però mi sembra che abbiano bruciato un pochino troppo le tappe. Si parla in generale di 2 mesi di conoscenza. Si tratta nello specifico di culture diverse, quindi questo è un elemento da tenere in considerazione, perché al di là, insomma, dell'amore, la cultura, soprattutto in questo campo, è fondamentale. Non so, però probabilmente questa follia d'amore può far sognare e può essere anche reale. Sì, può essere anche reale perché effettivamente all'inizio pensavamo il gesto di un fan, di un fanatico di questo aereo, anche perché spesso e volentieri capita anche a ridosso della casa del Grande Fratello, Sì. ogni tanto passano questi aerei con queste strisce, con dei messaggi proprio da recapitare vari VIP, quindi c'è un sistema di fitto, diciamo, di questi aerei, quindi anche un semplice fan investendo una bella somma di denaro, però potrebbe averlo fatto. Sì, Però potrebbe semplicemente aver inviato un messaggio, però. esatto, c'è un però, perché al contempo il nostro caro Gian, sempre per le strade di Roma, città eterna, è stato paparazzato proprio negli ultimi giorni e le ultime ore con la mamma di Diletta Leotta, la signora Ofelia. La signora Ofelia. Entrare in una nota gioielleria probabilmente per comprare un anello importante proprio per Diletta. E qui diciamo il cerchio si chiude, sembrerebbe. Sì, anche perché proprio nelle ultime ore, come abbiamo visto, Diletta ha postato una foto con un anello sfavillante, lasciando insomma presagire questa proposta che probabilmente è arrivata anche nelle scorse ore.
Sì, anche in questo caso non trovi tutto un po' troppo, proprio un puzzle con i pezzi che combaciano perfettamente. Aereo ripreso subito, immediatamente. Gioielleria ripresa subito, immediatamente. Anello sui social. Anche perché effettivamente la presenza della madre di Diletta fa pensare quando si sono conosciuti, scusatemi, e quindi come è avvenuto tutto questo? Perché si parla sostanzialmente di 2 mesi in cui tra 4 giorni in un albergo, un weekend in un altro, questi due ragazzi, insomma, si sono conosciuti, si sono innamorati. Però le tempistiche sono un po' troppo brevi e magari anche le modalità di corteggiamento sono un po' troppo impetuose. Forse è Ecco. un passo falso dello stesso Gian, oppure effettivamente è un amore folle che non conosce limiti. E si scoprì che Diletta aveva origini turche e in realtà si conoscevano sin da bambini, quindi sono 25 anni che in realtà sono Diciamo fidanzati. che, insomma, anche questo elemento è fondamentale, perché se si guarda, la tua amica sicuramente confermerà, insomma, nella striscia quotidiana di questa fiction, insomma, la persona di cui si innamora Gian è una persona a cui sapone. Ci troviamo invece di fronte ad un innamoramento così veloce di una bionda, innanzitutto, non di una mora, e di una ragazza che fondamentalmente è molto prosperosa. Quindi questo fa pensare che sicuramente Gian sia interessato a una determinata tipologia di donna, ma che probabilmente ci sia comunque qualcosa dietro che sfugge, perché nelle diverse interviste anche che lo stesso Gian, che ha studiato italiano e che quindi conosce bene la Sì, lingua, vero. sembrava essere una persona molto romantica, molto dolce, molto timida e quindi non ci aspettiamo questi gesti così Sì, eclatanti. infatti tutto ciò me l'ha confermato anche la mia amica che ci segue, quindi la salutiamo, che Gian è un uomo d'altri tempi, molto romantico, dal corteggiamento classico, quindi effettivamente anche lei era un po' stupita, diciamo, dalla scelta e dall'idea dell'amore per business, però non si stupiva, a mia differenza, di questi grandi corteggiamenti, anche queste foto bellissime, e quindi voler mettere anche sotto i riflettori questa storia d'amore. Con questi gesti eclatanti. Sostanzialmente, come dicesti tu anche nelle puntate scorse, di solito quando un amore è così forte si tende, insomma, ad isolarsi, a non Sì. mostrare tutta questa felicità, anche per una sorta, insomma, per evitare la sfortuna, per così dire. Però in questo caso, insomma, mi puzza, devo dire la verità, mi puzza, non ci vedo un reale sentimento. Sarà, insomma, che non credo molto a questi gesti eclatanti, però. Sì, ed era la stessa idea, della stessa opinione, anche lo stesso settimanale scandalistico che ha pubblicato lo Scoop e che sta vivendo, tra virgolette, in prima Sì. persona questo pedinamento e questo amore. Quindi anche in quel caso mi sono insospettita ancora di più, però noi ovviamente ci auguriamo che sia un amore reale, profondo. Magari nella puntata di domani parleremo già del matrimonio che ci O di sarà un figlio, dopodomani. cioè, insomma, Esatto. arrivati a questo punto non sappiamo le tempistiche come funzionano, però. Esatto. Noi siamo al passo con i tempi, Sì. però approfittiamo, la sera facciamo aggiornamento in modo che per il pomeriggio seguente già siamo pronte. Quindi siamo ancora al passo con i tempi. Un altro amore molto similare che ormai è stato dato in pasto ai social e sorrido, poiché soltanto qualche giorno fa era stato scritto proprio dalla nostra protagonista, praticamente l'opposto. È quello tra Chiara Nasti e, ormai lo possiamo dire ufficialmente, Niccolò Zaniolo. Quindi anche in questo caso ci avevamo visto lungo. Sì, anche perché si tratta in entrambi i casi di due gesti molto forti, sia nel caso di Ancora di più Gian, dell'aereo, possiamo dire, perché insomma, l'aereo passa e il tatuaggio resta. il tatuaggio resta e soprattutto in una zona particolare del corpo, quindi molto vicina, insomma, al reale cuore. Sì, facciamo un piccolo passo indietro perché per chi non ci avesse seguito nelle scorse puntate, avevamo già subodorato di questa storia d'amore in base a vari indizi che erano stati pubblicati sui social, anche se la stessa storia d'amore era stata affibbiata con più persone, la corte di Neymar, persino Stefano De Martino che poi abbiamo già affibbiato a A Melissa Satta, Melissa. quindi lo teniamo un attimo in disparte. Poi nella giornata di San Valentino questo gesto bellissimo, il post di Niccolò Zaniolo che era in un negozio particolare a comprare delle rose molto particolari, rosse con il numero 22, il suo
questo numero di maglia in bianco. Stessa foto poi inoltrata e divulgata anche dalla stessa Chiara Nasti, e poi finalmente nella giornata di ieri la foto insieme, ma non solo, perché hanno deciso di fare anche lo stesso tatuaggio insieme. Sì. Con un cuore di dubbio gusto, lo possiamo dire. Colorato e trafitto, insomma. Sì, colorato e già trafitto, già pieno d'amore. Lui effettivamente in zona vicino al cuore, lei è un po' più sullo stomaco. Sì, giusto per indicare quanto ami già questo ragazzo, insomma, sullo stomaco. Sullo proprio. Stomaco, sì. Che poi lei, mi dicevano anche che negli scorsi mesi si è fatta rimuovere vari tatuaggi che erano legati ai vari ex, quindi... Sì. Ha riproposto lo stesso problema. Insomma, questo fa capire che il tatuaggio, così come noi lo concepiamo come un qualcosa di eterno, in realtà magari al giorno d'oggi, soprattutto dai ragazzi più giovani, non sia concepito allo stesso modo, proprio perché, insomma, fare questi tatuaggi anche quando si conosce poco una persona è abbastanza rischioso. Però effettivamente, se lei è abituata ad avere tatuati tutti i suoi ex e poi a rimuovere il tatuaggio, probabilmente è una prassi che bisogna seguire anche in questo caso. Hanno entrambi molti tatuaggi, quindi questo è sicuramente un punto in comune. Mm-hmm. E hanno deciso poi subito di avanzare questo passo insieme, poi in un noto centro di tatuaggi di Napoli. Sì, poi sono anche molto giovani entrambi, quindi sicuramente, insomma, il fattore di bruciare le tappe penso che sia un elemento in comune. Però bisogna dire che non per forza questo gesto così folle percepito dall'esterno può essere inteso allo stesso modo dagli stessi ragazzi. Sicuramente è vogliono anche mantenere probabilmente un ricordo piacevole dell'essersi ritrovati. Se questa storia andrà avanti o meno, insomma, ce lo dirà poi il destino. Però sicuramente è un qualcosa di particolare che garantisce probabilmente la stessa purezza del rapporto. Ecco, anche perché anche in questo caso, anche un po' a differenza del caso precedente, perché poi parliamo di due fasce d'età molto diverse, sì, l'una dall'altra, però inizialmente è stato mantenuto un po' di riserva e poi finalmente nella giornata di ieri, ma anche perché ormai ne parlavano realmente tutti, sì, quindi gli indizi erano palesi, sono decisi ad uscire così allo scoperto, quindi hanno poi pubblicato foto anche insieme. La cosa è diventata poi di dominio pubblico, essendo due personaggi molto chiacchierati, come abbiamo spiegato, sì, anche nelle scorse giornate, perennemente sui social. Sì. Anche diciamo che questo fattore di voler tenere per sé le cose, insomma, in questo campo risulta difficile, perché se molto, si è influencer o nel caso specifico un giocatore di calcio, insomma, è difficile mantenere riservo su alcuni argomenti, soprattutto perché si entra nel cuore poi delle persone e di conseguenza viene naturale poi seguire le storie. Devo dire la verità che mi infastidisce il discorso un po' banale di voler tenere le cose per sé, quando in realtà poi ogni passo della loro vita è testimoniato da foto, da video. Social. Quindi, esatto, insomma, sono argomenti che se si sceglie di seguire una strada come quello dell'essere un influencer o un giocatore di calcio, per quanto, insomma, la seconda categoria mantiene molto riservo sulla propria vita personale, bisogna comunque fare i conti anche con la realtà e quindi accettare che un paparazzo possa perseguitarti e cercare di carpire informazioni. È proprio per questo che, insomma, si diventa famosi e si percepiscono poi anche abbastanza soldi per le pubblicità, quindi. È verissimo, infatti ci immaginiamo copertine, collaborazioni insieme, assolutamente, noi osserveremo tutto ciò che accadrà. Intanto ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania, tra poco. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis,
quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui, ben ritrovati a Gossip Mania. Parlavamo come sempre degli amori del momento, adesso cambiamo un po' argomento, distacchiamoci solo per un attimo dall'amore, almeno quello tra uomo e donna, perché quello per la musica comunque è un grandissimo amore, sì. Anzi forse ancora più forte e imperituro. E proprio per questo parliamo di un personaggio molto chiacchierato, non solo negli scorsi mesi, e tra poco vi spieghiamo il perché, ma anche nelle ultime settimane, perché sarà protagonista al Festival di Sanremo e ce ne sarà molto da commentare anche nelle prossime settimane. E parliamo di Arisa. Ti piace Arisa in primis? Devo dire la verità, all'inizio mi dava fastidio la sua voce. Poi però l'ho riscoperta a livello emotivo, caratteriale, insomma. È una persona che sicuramente ha sofferto tanto dal punto di vista sentimentale, e questa sofferenza poi l'ha trasmessa attraverso i testi delle proprie canzoni a tutti noi. Bisogna dire che anche il suo aspetto fisico ha un po' rotto quelli che sono gli schemi di bellezza a cui siamo abituati, e forse è anche questo elemento che l'ha posta in primo piano dal punto di vista del mondo dello spettacolo, ma soprattutto della musica. In realtà, insomma, è una persona che ha mantenuto sempre il proprio standard, ma ha fatto parlare di sé anche per, ad esempio, le lumache sul viso, se ricordi, insomma. È un personaggio molto chiacchierato, che al momento, insomma, è protagonista anche di un noto talk, insomma, a Canale 5, in cui, insomma, dimostra anche il proprio carattere e la propria sensibilità. Quindi effettivamente è un soggetto particolare che però ho riscoperto in maniera positiva. Tu invece? È vero, sì, stessa cosa anche per me. Musicalmente all'inizio sorridevo con le sue canzoni, che comunque erano molto orecchiabili. Infatti, nonostante sia comunque giovane, ha una lunga carriera, perché basti pensare che con Sincerità, il suo primo singolo, ha vinto il Festival di Sanremo Esordienti nel 2009. Sì. Quindi è passato già tantissimo tempo, e poi con Controvento l'ha rivinto categoria Big nel 2014, e non è da tutti in pochi anni vincere comunque due edizioni del festival. Quindi si è fatta valere anche non solo con canzoni più allegre, che ha comunque intervallato con canzoni molto più introspettive, quindi mi piacciono entrambi i lati, mi piace molto la sua sensibilità, e volevo arrivare proprio al punto nodale della questione, del motivo per il quale ne parliamo, poiché appunto ha rilasciato questa bella intervista proprio nella quale parla della sua partecipazione a Sanremo con la canzone Potevi fare di più, scritta poi da Gigi D'Alessio. Sì, quindi ritornano. Esatto, è tutto un circolo vizioso i nostri argomenti di Gossip Mania, quindi ci aspettiamo un grande testo che parla poi di amore tossico. Sì. E lei si è raccontata, ha detto che effettivamente, come hai detto tu, ha avuto varie storie d'amore che l'hanno segnata molto, e soprattutto lei ha avuto un rapporto particolare con se stessa negli scorsi anni. Sì. Tanto è vero che ha cambiato anche delle cose, è ricorsa della chirurgia, sì, anche se non in maniera troppo invasiva, devo dire la verità. È riuscita a mantenere la propria fisionomia, il che insomma non è da tutti. È semplicissimo. È vero, ha modificato ovviamente il suo stile, sì, dagli anni di Sincerità, durante i quali era contraddistinta da questi grandissimi occhialoni. Sì. Il capello corto. Anche se devo dirti, forse la preferivo molto prima. La più riconoscibile. Era, diciamo, più riconoscibile, e sicuramente si poneva al centro dell'attenzione. Sì. Il fatto di attirare l'attenzione sul modo in cui si vestiva o il modo in cui appariva sicuramente poi ti permetteva di ascoltare effettivamente ciò che diceva. Il fatto di omologarsi probabilmente anche a quelli che sono poi gli standard moderni, infatti insomma si legge che si presenterà con dei capelli lunghi, insomma ha cambiato molto del suo stile.
però spero che insomma riuscirà a mantenere la propria personalità. Nel caso specifico si parla di una canzone che è stata scritta proprio da Gigi D'Alessio, che sappiamo di amori tossici anche lui ne ha vissuti, quindi è particolare il modo in cui questo amore tossico possa essere raccontato da un uomo e poi interpretato da una donna. Quindi questo elemento fa pensare. Per la serie i problemi con l'amore e la sofferenza poi sono comuni alla fine per tutti, indipendentemente dalla fascia d'età, dal sesso di appartenenza e anche le varie generazioni che poi cambiano, quindi questo è assolutamente vero. E c'è poi una strofa, una parte della canzone nella quale si parla proprio del rapporto con se stessa, che più o meno recita: cosa serve truccarmi se poi tu non mi guardi, proprio a sottolineare forse anche ciò che lei ha passato e del rapporto con se stessa e di come anche gli altri potevano guardarla. Anche perché da questo punto di vista, insomma, potremmo rispecchiarci in queste parole, perché ognuno di noi nel bene o nel male insomma ha vissuto un amore tossico, un amore dal quale è difficile uscirne e che purtroppo è difficile anche nascondere i segni di questo amore. E però riuscire magari a renderlo musicale, a renderlo melodico, potrebbe permettere anche di spazzare via alcuni spettri anche di chi ascolta. E insomma si parla anche oggi di queste problematiche soprattutto legate all'amore malato, che purtroppo insomma riempiono le pagine di cronaca, e si spera che magari anche attraverso la musica, non soltanto attraverso gli appelli, si possa riuscire insomma a cambiare un pochino gli equilibri, chissà. Eh sì, è bello comunque, come dicevamo anche nella giornata di ieri, che a Sanremo, una trasmissione seguitissima da tutta l'Italia e non solo, anche all'estero, si possano toccare effettivamente anche delle tematiche importanti e sociali e non solo le classiche canzoni d'amore, piuttosto che le canzoni più leggerine degli ultimi anni. Sì, anche perché altrimenti si cade nel problema dei tormentoni. I tormentoni hanno un periodo breve. Solo d'estate poi. Quindi il palco di Sanremo deve comunque ospitare una tipologia di musica che possa per certi versi interessare e anche unire più target, non soltanto persone adulte ma anche ragazzini. Il tutto dipende anche dalla bravura dei cantanti. È verissimo, continuiamo con la rubrica donne che ce l'hanno fatta, possiamo dire, e parliamo di una bellissima notizia di un personaggio che a me piace tanto, Andrea De Logu, che ha ricevuto l'onorificenza, ed è una cosa rarissima ovviamente, di Cavaliere della Repubblica, poiché si è distinta particolarmente per ciò che ha fatto nella lotta al Covid durante i mesi di pandemia e anche per aver condotto insieme a Flavio Insignia la trasmissione Tutti a scuola con l'inaugurazione dell'anno scolastico, quindi ha fatto qualcosa di veramente importante in un periodo veramente difficile per tutta l'Italia. E anche qui ci ricolleghiamo a un discorso che abbiamo fatto qualche puntata fa, che è quasi non un obbligo, non un dovere, però deve essere quella scintilla che fa scattare qualcosa in più a chi ovviamente ha la possibilità di farlo, dare una mano e soprattutto aiutare chi ne ha bisogno in questi periodi veramente difficili. Sì, anche perché soprattutto il settore, quello dell'istruzione, è stato fortemente colpito. Insomma, i bambini, i ragazzi hanno manifestato, come sappiamo, per cercare insomma di riprendere il proprio banco, se così vogliamo dire. Quindi ogni iniziativa che viene fatta a favore dei ragazzi, dell'istruzione, è sicuramente ben accetta. Quello che è importante, secondo me, da sottolineare è che per la prima volta insomma ci troviamo di fronte ad una donna che è riuscita a riportare la voglia ai ragazzi, a dare ai ragazzi la voglia insomma di aprire un libro e di seguire la televisione, però con un altro obiettivo. Ed è importante perché insomma nell'era del Covid abbiamo perso il contatto con la realtà. Utilizzare il mondo virtuale per cercare di aggiornarsi e di restare al passo con la cultura che si evolve è sicuramente un elemento importante. Sono contenta che sia stata poi una donna
a ricevere questo premio. È vero, poi quando questi messaggi arrivano da un personaggio noto, lei poi è veramente attivissima e bravissima, non solo nel sociale, in televisione, al cinema, quindi veramente ha un ruolo molto importante, anche molto impegnativo, ma al contempo leggero. Quindi i suoi messaggi davvero arrivano non solo agli adulti, ma anche ai più giovani. Quindi quando questi messaggi li dà una persona che è conosciuta veramente da tutte le fasce di spettatori e telespettatori, sicuramente vengono interiorizzati ancora meglio e con più piacere. Sì, questo è importante, anche perché i messaggi in questo periodo sono stati un po' vari. Abbiamo attraversato non soltanto problemi legati alla pandemia e quindi alla salute, ma anche una crisi politica, economica. Quindi non perdere i capisaldi della nostra cultura è sicuramente un elemento fondamentale. Queste iniziative devono essere portate avanti poi anche nel periodo che seguirà, perché i ragazzi purtroppo si sentono anche abbandonati dalle istituzioni. Quindi avere la possibilità di anche accendere la televisione e seguire un programma che possa darti delle informazioni culturali, politiche o che, è sicuramente fondamentale. È verissimo, anche in questo caso poi il gossip è stato un po' cattivello con Andrea, poiché nonostante questo bel momento che sta vivendo e il suo amore con il marito Francesco Montanari dal 2016, qualcuno aveva insinuato che in realtà ci fosse area di crisi, sì, tra i due. Ed è brutto quando sostanzialmente si sposta l'attenzione da un qualcosa di importante alla sfera privata. Insomma, sono due sfere che da questo punto di vista dovrebbero rimanere separate. E ancora una volta ci troviamo di fronte a problematiche legate, insomma, alla parità dei sessi, all'istruzione, alla cultura. Problematiche che dovrebbero al giorno d'oggi non esistere. E invece no, sono sempre molto presenti all'ordine del giorno, anche perché poi Andrea ha molto ironizzato su questa cosa, ha detto che non c'è nessuna crisi e che molto spesso una foto resta una foto, quindi sì, avevano puntato il dito un po' su un'area triste in uno scatto pubblicato sui social, ma uno scatto resta uno scatto, molto spesso quella stessa tristezza dà anche un'aria più tenebrosa a volte. Sì, diciamo che le influencer insegnano che in questo caso mantenere anche un pochino di la privacy in questo senso può aiutare, anche perché sappiamo e vediamo che ogni cosa che viene pubblicata poi, scusate, può essere utilizzata contro la stessa persona. Ecco, mentre stiamo perdendo il virus, l'abbiamo recuperata, non vi preoccupate, è tutto sotto controllo. E poi ricordate, è vero, fa bene sorridere anche nelle foto, ma poi si pronunciano un po' troppo le rughe, quindi ci sta anche una foto un po' più seria ogni sì, tanto. Anche perché filtri, non filtri, evitiamo, insomma. Già sapete, già sapete, ne abbiamo parlato. Noi siamo in chiusura con la nostra puntata di Gossip Mania. Grazie mille, Elvira Vigliano, grazie. Grazie, Alessia. E ci ritroviamo domani pomeriggio a Gossip Mania. A domani.